Don't go yet. Martedì 1 febbraio, buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Passione Biancazzurra, un'ora per parlare di Virtus Francavilla, di tutto ciò che è successo nei giorni scorsi, in quello che accadrà domani, perché è una puntata di vigilia di campionato, perché domani la Virtus Francavilla giocherà contro la Vibonese, è già arrivata a Vibo nel pomeriggio, ma ne parleremo nel corso della nostra trasmissione e a breve vado anche a raccontarvi ciò di cui parleremo. Prima però vado a presentare il mio ospite di serata, come al solito, sempre lui, Stefano Di Bella. Sempre io, ciao Dennis e ciao a tutti i nostri telespettatori. E allora, è una puntata un po' particolare perché non abbiamo un giocatore della Virtus Francavilla, in quanto la squadra appunto è in ritiro e il ritiro è sacro, ma abbiamo una lunga intervista al presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magri, che vedremo nel corso della serata. Parleremo del match contro il Monopoli e poi ci concentreremo sul match di domani contro la Vibonese. Prima però, Stefano, tu che eri al Veneziani, ci devi raccontare che tipo di partita hai visto. Una partita non proprio esaltante, un po' noiosetta, diciamo, dal punto di vista dello spettacolo, ma insomma era quello che ci aspettavamo di vedere, con due squadre tra virgolette molto bloccate, che non si sono fatte molto male. Una partita in cui hanno prevalso sicuramente le difese, Dennis, ecco, difese di ferro che hanno concesso poco quanto nulla. Ricordo praticamente soltanto due grandi occasioni, una quella di Starita, la conclusione poi prontamente parata da Nobile, e l'altra quella conclusione di Patierno che è terminata alta, poi quel brivido, diciamo, sul calcio di punizione di Maiorino, poi null'altro ricordiamo sicuramente, perché è stata una partita dove le due squadre si sono difese molto bene, ci sono state veramente poche occasioni da gol. Ecco, però devo dire la verità, secondo me ci sono due tipi di 0-0, le partite noiose, come hai detto tu, secondo me invece è stato uno 0-0 di alto livello, e questa è una domanda che vogliamo fare anche ai nostri telespettatori. In sovraimpressione vedete anche il nostro numero WhatsApp, potete anche intervenire se volete telefonicamente, siamo in diretta anche su Facebook, quindi diteci la vostra, anche perché dobbiamo interagire con voi, siete voi il nostro top player oggi da casa. Ecco, dal mio punto di vista è stato uno 0-0 invece che ha messo in risalto la forza di due squadre che stanno facendo un gran campionato, Stefano. Sì, ha messo in risalto sicuramente la forza di due squadre, specialmente quella difensiva, prettamente, come ho sottolineato prima, perché hanno concesso veramente poco. Diciamo che sì, era una partita che effettivamente si poteva sbloccare soltanto con un episodio, quindi colpo da un calcio piazzato, come stava provando appunto Maiorino. E tra le altre cose, scusami se ti interrompo, ma ricordi il collegamento con Skype che facemmo con Flavio, no? Dove parlammo o è una partita di tanti gol oppure sarà uno 0-0. Alla fine Juve Milan bis, insomma. Esatto. E così è stato, sì, ma effettivamente era facilmente prevedibile che la partita sarebbe andata su questo canale, sì. Bizzotto e Miceli migliori in campo? Beh sì, direi proprio di sì. Bizzotto poi tra l'altro aveva sicuramente la lente di ingrandimento sopra per dopo, insomma, quella partita, quell'incertezza nell'ultima partita di campionato, però ha giocato una partita ad alto livello al Veneziani, assolutamente. E tra le altre cose Bizzotto, che è stato un rinforzo inseguito a lungo dalla Virtus Francavilla e dalla società del presidente Antonio Magri. Antonio Magri che sentiremo tra poco nella seconda parte di Passione Biancazzurra. Adesso ci andiamo a vedere gli highlights di Monopoli Virtus Francavilla. Non vedremo gol, ma vedremo una bella telecronaca. Dallo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli è il derby della domenica, e Monopoli Virtus Francavilla, entrambe le tifoserie presenti qui al Veneziani, e sicuramente già questa è una vittoria per il calcio. Iniziano a scaldare le voci le due tifoserie. Chicco Patierno, per lui ritorno in campo e ritorno al gol nell'ultima partita, e poi anche una grande prestazione, e insomma sarà anche lui un giocatore importante. Intanto si comincia subito, Franco. La Turris si è portata in vantaggio contro la Vibonese. Questa non è una bella notizia per la Puglia calcistica, perché entrambe le formazioni sicuramente staranno facendo il tifo non per la Turris. La conclusione intanto deviata, primo guizzo
pericoloso firmato da Pasquale Maiorino. Occhio alla ripartenza del Monopoli, che adesso può creare la superiorità numerica, e lo fa infatti con il pallone in profondità per Ghiebre, che corre molto bene sulla sinistra. Ancora Ghiebre, adesso la Virtus che è riuscita a ripiegare. Ghiebre la mette dentro, diventa un tiro e alla fine Nobile lo blocca, non senza qualche preoccupazione. Starita ne fa fuori due, ancora Starita controlla e poi serve il pallone da Viteritti, che la mette in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa e Nobile poi la fa sua. Perez si sta liberando, Patierno dall'altra parte, Perez, sono tre uomini su di lui, cambia gioco per Patierno, pallone sul fondo, è andato di piatto, forse doveva provare con il collo o magari anche a controllare la palla. Lunga rincorsa di Maiorino, forse vuole addirittura calciare in porta. Lo fa sul fondo. C'è stata una deviazione forse? No, semplice rinvio. Il difensore della Virtus, Ghiebre. La conclusione di Ghiebre sembrava molto più pericolosa. Spegne sul fondo però. Poi Viteritti sbaglia clamorosamente il passaggio e può crearsi una superiorità numerica della Virtus. Bello il dialogo poi con Maiorino sulla sinistra, che la mette dentro. Perez cicca il pallone, manca l'appuntamento con il gol. Palla in avanti, Bussaglia, gran giocata, poi trova un corridoio per Grandolfo. Trasformazione rugbistica per il numero 9. Dalla difesa della Virtus poteva stoppare il pallone, poteva anche servirlo di prima intenzione per Starita, che era solo al centro dell'area, ma siamo già dall'altra parte. Patierno, numero, poi va giù, attenzione, tutto regolare, aveva fatto una gran giocata anche con un tunnel. Si arrabbia tantissimo Patierno, la qualità di Patierno, che aveva fatto una gran giocata e poi anche un tunnel, poi cascato giù il numero 9, tutto regolare per il direttore di gara. Bussaglia, chiuso, in mezzo a due, tutto regolare, Cecioa, allora Toscano prova la conclusione, la parata di Loria. Miceli con il destro in avanti, Ventola non ci arriva, ci arriva anche Loria che la fa sua, e tra le sue braccia si spegne il derby del Veneziani, 0-0 tra Monopoli e Virtus Francavilla. È 0-0 quindi tra Monopoli e Virtus Francavilla. Non è un caso che siano il tiro di Toscano l'avevamo dimenticato. Sì, nelle prime tre, diciamo, difese del campionato, perché il Francavilla è la terza miglior difesa, se non erro il Monopoli o l'Avellino prima e seconda. E tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio, che cogliamo l'occasione al volo per rivedere anche l'episodio. Ci scrive Fabio se secondo voi c'erano gli estremi per il calcio di rigore. L'impressione dalla tribuna sì, è penso che si riferisse al contatto, sì, contatto con Bizzotto Patierno. Rivedendolo poi anche adesso negli highlights sembrava, insomma, non ci sembrava fallo. Diciamo che Bizzotto ha messo il piede, l'impressione è che Patierno vada a cercare un pochino il contatto, oggettivamente troppo poco per assegnare il rigore probabilmente. Poi parliamo anche dell'attacco pesante, che finalmente siamo riusciti a vederlo all'opera per una buona dose di minuti. Dammi un voto rapido sulla prestazione di tutti e tre messi insieme. Beh, sicuramente non è facile dare un voto appunto quando vai a incontrare la difesa una delle difese più forti del campionato. Si sono comportati bene, ecco. Certamente non sono più così isolati gli attaccanti come lo erano un tempo con il 3-5-2, non parlo soltanto della gestione Taurino, quindi sicuramente questo è un modulo che a me personalmente piace tanto e che mi piacerebbe rivedere, perché ti dà l'opportunità di essere maggiormente imprevedibile in avanti. Poi tra l'altro Maiorino spesso e volentieri in fase di non possesso faceva un po' il centrocampista aggiunto, no? Quindi certo, togli un uomo a centrocampo che magari in fase di non possesso ti può dare una mano in difesa, però insomma ti dà molto molto di più in avanti. Allora ti lancio una provocazione, perché a breve ci andiamo ad ascoltare le considerazioni sparse di Antonluccio, ma la scorsa estate, quando c'è stato il ritorno di Perez, si era parlato a lungo del tridente Maiorino dietro Perez Vasquez. Secondo te, dietro Perez Patierno Maiorino, insomma, il tridente è più forte questo o sarebbe stato più forte con Vasquez? Beh, sicuramente il Vasquez dello scorso anno no, non credo proprio. Il Vasquez dei tempi d'oro, resteremo con l'incognita, non è facile dirlo.
Quel che è certo è che Paderno in queste due partite ha dimostrato che con questa categoria, in questa categoria ci sta bene. Secondo me è ancora troppo presto per dare dei giudizi, però insomma è un attacco importante. Ma credo che la cosa più bella sia anche la possibilità adesso di essere proprio imprevedibile agli occhi dell'avversario, perché tu non riesci a dare dei punti di riferimento e cambia tutto per un avversario studiarti con il 3-5-2, con il 3-4-1-2, perché ovviamente, abbiamo detto più volte, con il 3-4-1-2 sei un pochino più propenso all'attacco, perdi qualcosina in più centrocampo in fase di non possesso, però hai sicuramente una mano in più in fase offensiva. Invece col 3-5-2 hai un centrocampo un po' più rinforzato, quindi anche dal punto di vista dello studio delle caratteristiche dell'avversario è più complesso. Certo, c'è chi poi ha cannato completamente il modulo della Virtus, non mi ricordo, in una delle ultime partite, sì, con il 4-4-2 il tecnico del Messina, se non sbaglio, sì, Messina, che ha detto Messina, sì, giocano con il 4-2-3-1 da tempo. Vabbè. Vabbè. Probabile sia stata anche una gaffe di, insomma, forse Francavilla Insigni, dai. Probabile. Tra le altre cose ci scrive Nicola e dice: non vedo l'ora anche di vedere Tulissi in un eventuale 4-3-2-1 con Tulissi e Maiorino dietro la punta, ma lì poi il problema, Stefano, è chi lasci fuori dalle punte tra Perez e Paderno. Anche perché hanno dimostrato di saper giocare insieme, cioè sono due centravanti, è vero, ma sono due centravanti atipici e diversi tra loro. Sì, è interessante questa ipotesi del 4-3-2-1. Forse ancora più intrigante. Per fortuna si gioca in 11, altrimenti li forse è ancora più intrigante del 4-3-1-2, 4-3-2-1 effettivamente. È una bella, Taurino sicuramente non avrà di che lamentarsi, non si annoierà a scegliere la formazione e il modulo. Però effettivamente sì, non ho idea di chi possa lasciar fuori a quel punto. E allora, abbiamo tanti contributi, a breve leggiamo anche qualche altro messaggio che sta arrivando sul nostro numero WhatsApp. Adesso ci andiamo ad ascoltare le considerazioni sparse di Antolucio Saracino, poi tra poco anche le parole del presidente Antonio Magri. Un punto che pesa è quello conquistato dal Veneziani nel derby di altissima classifica contro il Monopoli. La Virtus Francavilla c'è, gioca alla pari e forse meglio dei padroni di casa, anzi i punti meriterebbe probabilmente il bottino pieno, e soprattutto dimostra con le scelte iniziali di Taurino di volerla provare a vincere senza se e senza ma. Il tecnico leccese infatti schiera nel primo minuto il tridente pesante con Maiorino a supporto di Perez e Paterno, una scelta forte, sicuramente gradita e caldeggiata dalla tifoseria, la migliore possibile nell'immaginario collettivo, che fa capire l'intervento intenzioni serie dei biancocelesti. E quei tre davanti si trovano subito bene, partono forte, si cercano e mettono già in difficoltà la difesa di casa nei primi 5 minuti. Paterno svigola la buona posizione e Maiorino calcia col mancino di poco al lato. Poi Starita scalderà per l'unica volta in tutto il match Guantoni a Nobile con un destro defilato. Dopo un avvio così vibrante segue una fase più spezzettata, quasi di studio, ma subito dopo la mezz'ora la Virtus incrementa e gira il motore e lo fa nuovamente tramite i piedi di quei tre lì. Perez porta palla e serve uno splendido pallone per la corrente Paterno che dalla media distanza, con lo specchio spalancato, manda clamorosamente alto un pallone che lui solitamente indirizza come minimo nello specchio. Ancora Perez per Paterno, stavolta da destra, con il 9 che non riesce a girarsi, poi il bolide su punizione di Maiorino che sfiora il palo. Paterno, quando viene a dialogare con i compagni, lo fa spesso, partecipa alla manovra magistralmente, smistando palloni sempre precisi e intelligenti per i compagni. Anche nella ripresa, dopo un avvio soporifero, la fiammata è francavillese con lo spunto di Maiorino a sinistra e il pallone al bacio per Perez che da un passo non riesce incredibilmente ad impattare quello che sarebbe stato un gol fatto. Dalla parte opposta, Grandolfo calcia alle stelle un'ottima palla, quindi in grosso per la Virtus aggancia il secondo palo mandando sull'esterno della rete. L'aggirandola dei cambi poco incide sull'inerzia del match, ma sarà proprio un nuovo entrato toscano a sfiorare il gol vittoria per il Francavilla con una bordata alla distanza a mezza altezza che chiama la difficile parata in tuffo d'Oria. Sarebbe stato un successo da far girare la testa, che avrebbe proiettato la Virtus al secondo posto in classifica e impresso probabilmente una nuova impronta alla stagione. E lo ribadiamo, i punti per la pericolosità di almeno 4 occasioni create e per la maggior convinzione mostrata sarebbe probabilmente stato meritato. Ma rimane comunque un pari importante, pesante, sul campo e a cospetto di una big del torneo. Un risultato che accresce, se mai ce ne fosse bisogno, convinzione e consapevolezza nei propri mezzi per i biancocelesti. Una squadra che ormai è da ascrivere definitivamente alla cerchia delle big del girone.
Detto dell'intesa delle pericolosità di quei tre davanti, ciò che magari ha funzionato a sprazzi a Monopoli è stato il gioco sulle fasce, un solo cross pericoloso messo in mezzo da Pierno. Impeccabile, infine, la prova del pacchetto difensivo, che ha annullato quasi Grandolfo e Starita. Stefano, messaggi? Sì, messaggi sotto la nostra diretta Facebook. Antonio ci scrive: secondo me è stata una bella partita, complimenti a entrambe le squadre, forza Virtus Francavilla. Sì. Francavilla. E poi Roberto scrive: non sono d'accordo con lo studio, noi abbiamo fatto più possesso palla, ai punti qualcosa in più lo ha fatto la Virtus. Sì, sì, che è un po' quello che abbiamo detto, nel senso, sì, secondo me qualcosina in più la meritava la Virtus Francavilla, ma nulla toglie che è stata una bella partita combattuta tra due squadre. Ecco, poi questa apre un'altra analisi. Secondo te, questa sono due squadre che in modi differenti sono arrivati a giocarsi questa sfida per il secondo posto, no? C'è un Monopoli un pochino più di ripartenza, più granitico, più solido. Poi c'è la Virtus invece che propone un calcio sbalanzino, decisamente diverso, sì, più creatività. Invece il Monopoli, ecco anche la classifica grazie alla regia di Gianfranco Meglillo e Sebastiano Bufalo, il Monopoli è, dicevamo, una squadra solida, la Virtus Francavilla invece è più creativa. E io credo che, vedendo anche la qualità, Stefano, non so se sei d'accordo con me, vedendo la qualità della squadra, vedendo i nomi dei singoli e le caratteristiche, forse il Francavilla ha qualcosa in più. Direi, secondo me, senza forze, secondo me ha qualcosa in più. Direi decisamente di sì. Però, comunque, secondo me, entrambe le squadre hanno raccolto quanto meritavano. Ecco, forse il Francavilla avrebbe meritato qualche punticino in più nel corso di questo suo percorso, al di là poi di quelle che erano le aspettative iniziali e di tutte le cose che ci raccontiamo. Questa, per come squadra, per come ha giocato e per quello che ha dimostrato sul campo, forse avrebbe dovuto raccogliere qualche punto in più, ma anche la stessa società lo ha sottolineato più volte questo concetto. Però, come hai detto tu, Dennis, sono due squadre che si ritrovano là sopra con caratteristiche e idee di gioco anche leggermente differenti, no? Perché il Monopoli sembra un po' che abbia un assetto militare quasi, no? Non si scompone, gioca in quel determinato modo e va avanti per quella squadra. La Virtus invece è quella squadra un pochino più imprevedibile, come a me piace dire spesso, non dà punti di riferimento, è più sbarazzina e riesce sempre ad essere più, a darti quel qualcosa in più. Poi quei risultati anche così eclatanti, no? Vedi il Messina, vedi anche tanti altri risultati, sottolineano che quando la Virtus è in forma, quando la Virtus riesce ad essere cinica soprattutto, riesce a fare veramente tanti gol. Sì, tra le altre cose, la prima domanda che ho fatto al presidente Magri e che dopo sentiremo è: questa Virtus sta rendendo orgogliosi i tifosi, perché oltre ai risultati sta anche dimostrando di saper giocare bene. Poi, come diceva Antolucio, a Monopoli forse è mancato un pochino di continuità sulle fasce, che era quello che stava facendo la differenza. Anche perché Pierno ha retto le incursioni di Ghiebre, però forse è stata una delle prime partite in cui l'ho visto con il freno a mano leggermente tirato, un po' fisiologicamente anche. Anche perché Guglielmo è uno dei punti di forza del Monopoli. Certo, quindi averlo lì, contenerlo, ha fatto una gran partita. Ecco, forse l'abbiamo visto un pochino più con il freno a mano tirato, perché ha fatto una partita più votata a difendere, no? Sulle incursioni di Ghiebre più che ad essere magari offensivo. Però anche questo fa parte delle normali scelte, le normali tattiche anche all'interno di una partita, quando si va a studiare l'avversario. Il fatto di non essere usciti sconfitti dai veneziani è comunque una stellina al merito per il Francavilla. Sì, e poi ovviamente sono ragazzi e sono umani, ci sta sì. Un giorno, insomma, no, ma non ha giocato male. No, a livello anche di corsa, di sprint, sì, no, sì, diciamo. Sì, certo. Ci scrive Francesco sulla pagina Facebook: domani doppietta di Paterno, il Monopoli si ferma, Virtus seconda. Ovviamente affinché la Virtus sia seconda, poi bisogna vedere, perché se si ferma il Monopoli che gioca con la Turris, significa che la Turris va seconda. Tra l'altro intrecci clamorosi di calendario. Sì, intrecci incredibili. Sì, forse credo che la cosa migliore sarebbe un pareggio per il Francavilla, probabilmente. Pareggio che tra l'altro
sarebbe potuto arrivare anche al Bari. E io questa cosa non me la toglie nessuno dalla testa, anche me se l'hanno non detto più persone. Non la metterà mai nessuno, però secondo me lì psicologicamente, prima di entrare in campo, sai, la tensione della gara e tutto quanto, viene a sapere che la Paganese c'ha questo calcio di rigore all'ultimo secondo, 94esimo, c'entra in pieno il palo, ti cade un po' il mondo addosso, sei un pochino così, insomma, ti viene da dire, ma probabilmente sarebbe finita 4-4 in quel caso, per la voglia di vincere. Sì, perché avrebbero avuto un piglio differente, non che non ce l'abbiano avuto, però insomma anche psicologicamente un po' influisce questo tipo di cosa, no? Perché poi Bari vince con quei 3 punti, ha allungato ancora di più. Invece se avesse pareggiato, la situazione di classifica per il Monopoli sarebbe diventata interessantissima, per la Virtus anche, perché avrebbe potuto agguantare il Monopoli, paradossalmente facendo anche un occhiolino al Bari. Ecco, vediamo la classifica, con 2 punti in meno avrebbe avuto i 46, poi tu vai a vincere, insomma diventa qualcosa di abbastanza di tra l'altro Avellino che giovedì giocherà contro lo Juve Sabbia, quindi cioè, ormai dobbiamo guardare lì, Stefano, dobbiamo guardare avanti, perché questa Virtus ci sta abituando a questo, cioè non è più la Virtus che guardi dietro, ormai la salvezza no, è presa. Ma perché devi guardare indietro? Esatto, cioè, alla fine ormai ti ritrovi lì e balli, no? Io l'ho detto più volte, anche in maniera scherzosa, proporzione ovviamente, il paragone non regge, però è un po' come il Leicester, no? Mi sembrano le conferenze di Ranieri, cioè, ormai siamo lì, ce la giochiamo, passo dopo passo te la giochi. Non arriveranno al primo posto, me lo auguro per il Francavilla, però intanto te la giochi pian piano. Tra le altre cose, il presidente Magri, sempre le interviste sentiremo tra poco, perché c'è chi... Non è che devi spoilerare tutto. C'è chi scrive... No, anche perché dura una decina di minuti, perché c'è qualcuno che ci sta scrivendo, ma quando vediamo l'intervista Magri, a breve la vediamo, ma la domanda... In ogni caso possiamo dire ai nostri telespettatori che in questo momento sta parlando già un Magri. Sì, ma al di là di quello meno importante. Al di là di questo, l'ultima domanda dell'intervista è la Serie B, qualcuno l'ha visto anche sui social che ho messo uno stralcio, la Serie B è lì, Magri ha un po' fatto... Niente, le guance rosse, però poi ha detto una cosa che secondo me farà piacere a tutti i tifosi e che non è un mistero. Adesso però ci dobbiamo sentire le parole di Taurino dopo il Monopoli, perché il punto è stato accolto in maniera abbastanza, insomma, era abbastanza felice, sì, Taurino, sì. Fatto, sì. Vediamo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo, secondo me, per quello che era innanzitutto il valore dell'avversario e poi per quello che riguarda anche le condizioni del campo, che non ti permette poi di giocare sempre in velocità, purtroppo è un campo dove c'è bisogno di fare sempre un controllo in più e quindi a volte anche se palleggi bene perdi un tempo di giocata e praticamente vanifichi magari qualche situazione di superiorità che puoi creare con la manovra, però sapevamo che sarebbe stata questa la partita, ci aspettavamo questo tipo di partita qui, siamo venuti con grande personalità, per me è un punto da squadra che è un punto per noi importante, la squadra matura, perché oggi siamo dimostrati secondo me una squadra molto matura nella gestione delle piccole situazioni, non abbiamo concesso praticamente nulla, abbiamo avuto quelle 2 o 3 situazioni dove con un po' di cinismo potevamo fare gol, però va bene così, il giorno d'andata queste partite, questa partita l'avremmo persa, per me è un punto che denota ancora di più secondo me la maturità, la crescita della squadra. Il risultato credo che rispecchi quello che si è visto in campo, una partita sporca, fatta di duelli, di seconde palle, e noi potevamo anche patire il contraccolpo di un'assenza importante come quella di Mario, soprattutto perché non preventivata e tipo ad Avellino abbiamo avuto tempo per poter ragionare con Massimo Tazzer e provarlo in settimana. Bisogna fare... Sì, queste erano le parole anche di Alberto Colombo, che fa sempre un gran piacere rivedere perché è un amico della Virtus Francavilla, dai, diciamocelo, è un grande allenatore, sta raccogliendo i frutti. Intanto arrivano altri messaggi, Stefano. Federico ci scrive: 3 punti domani e sold out domenica con il Potenza. Allora, su una cosa diciamo dipende dai giocatori in campo, l'altra dipende dai tifosi del Francavilla. Riempiamo lo stadio perché... Perché insomma, se lo meritano, sì. Se lo meritano. Diciamo che ognuno deve fare la propria parte, no? La Virtus la sta facendo ampiamente da quando è iniziato il campionato, possiamo dire probabilmente.
anzi anche prima dal ritiro, con tutta la programmazione che ci sta dietro, e anche i tifosi adesso, non i soliti che ci sono sempre, anche gli altri devono accogliere, un po' abbracciare questa squadra, perché lo merita, dai, secondo me è giusto riempire lo stadio, è giusto che ci sia una grande riconoscenza. Onestamente noto che ci sono dei numeri bassi un po', però Dennis, in tutti gli stadi. Sì, tra l'altro, cioè, sono anche un po' rimasto Monopoli, deluso da Monopoli, sì. Sono rimasto un po' deluso. Vabbè, Bari fa sempre effetto, anche se ci stanno 10.000 persone, perché lo stadio sono è grande. Ma sono anche primi. Sì, no, fa sempre effetto vedere uno stadio anche con 10.000 persone in senso negativo, sì. Perché è enorme lo stadio e quindi sembrano pochi. Però anche lì non mi sembra che ci siano dei numeri proprio eclatanti in queste ultime partite, e sono primi. E il Monopoli è secondo, insomma... Non ho visto, cioè ho visto una buona risposta, mi aspettavo qualcosina in più. Beh, non lo so, mettetevi un po' tutti quanti una mano sulla coscienza, perché insomma ci sta Bari primo, Monopoli secondo, Virtus terza, e poi cioè, insomma, seguiamo queste squadre perché lo meritano, per carità. Noi se vedete le nostre partite in diretta ci fa piacere il TV, però riempiamo gli stadi perché se lo meritano. Sì, 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 se lo meritano. Si meritano applausi anche quei tre tenori offensivi di cui parlavamo prima, e adesso ci vediamo proprio una clip dedicata all'attacco pesante e poi continuiamo con la nostra analisi, ricordando sempre che c'è l'intervista al presidente Magri. Taurino, deliziaci ancora con quel tridente pesante. Quel terzetto formato da Maiorino, Perez e Patierno ha funzionato al di là del numero dei gol segnati. Nessuno, per la prima volta i tre hanno giocato insieme. Il corridoio in profondità per Perez, si sta liberando Patierno dall'altra parte. Perez, sono tre uomini su di lui, cambia gioco per Patierno. Pallone sul fondo. Una prestazione più che sufficiente e buone trame come quella che al 31esimo ha portato Perez a servire orizzontalmente Patierno, piattone al volo alto sulla traversa per una questione di fisica, corpo all'indietro del numero 9, di conseguenza palla alta, e si è detto soddisfatto anche Taurino, che ha potuto apprezzare i tre tenori biancazzurri in campo dall'inizio. Non è una semplice soluzione tattica in più, come dirà poi nel post partita, è la soluzione tattica per eccellenza, e al tecnico va riconosciuto il coraggio di aver proposto questa soluzione offensiva nel derby per il secondo posto. Il 3-4-1-2 con Maiorino, Perez e Patierno è già l'abito tattico preferito dai tifosi. Eh sì, è già l'abito tattico preferito dei tifosi, Stefano. Eh sì, ci sono dei messaggi che però mi avevi un po' anticipato: tre punti domani e sold out appunto domenica. E poi c'è un simpatico tifoso che ci segue anche da Taranto e ci saluta. Sì, sì, sì. Sì, tra l'altro mi viene in mente quella conferenza stampa di Taurino dove disse i derby sono fatti per essere giocati, è bello, sì, tutto questo, però è bello vedere anche le pugliesi in alto. Poi, al di là di quello che è successo ad Andria, insomma, nella giornata di oggi con l'esonero di Ginestra dopo un attacco alla tifoseria, insomma... È bello vedere anche tutte queste pugliesi in alto, il GOC e della Puglia. Allora, questa era la clip sull'attacco pesante, ma ne parleremo dopo. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi rientriamo in studio e, Stefano, te lo prometto anche a chi ci scrive questa intervista che sta arrivando, stiamo sbobinando. Subito dopo la pubblicità l'intervista ad Antonio Magri, 10 minuti interessantissimi. E allora rientriamo in studio con la seconda parte di Passione Biancazzurra, e come promesso a breve andremo ad ascoltare le parole del presidente Magri. Prima però, Stefano, per ricollegarci alla scheda di prima, Mastropietro ha rinnovato con la Virtus Francavilla, è un matrimonio destinato a durare, nonostante sembrasse in partenza, no? A gennaio, poi quel dicembre forse gli ha cambiato la storia. Taurino oggi in conferenza stampa, e dopo andremo a sentire anche la conferenza stampa di Taurino, ha detto non l'ha meritato con i gol e con le prestazioni, l'ha meritato durante la settimana perché è uscito il Mastropietro uomo. Beh sì, è cresciuto, ha avuto un processo di crescita anche da questo punto di vista probabilmente. Noi purtroppo durante la settimana non abbiamo molto l'occasione di poterli vedere i calciatori, quindi insomma ci affidiamo a quello che dice Taurino, che è stato sempre molto preciso da questo punto di vista, e poi insomma si è sempre anche rispecchiato sul campo ciò che ha detto. Però Mastropietro, insieme anche a tanti altri, però lui ci sta a Francavilla da qualche anno, è sempre stato un silenzioso lavoratore, è sempre stato in silenzio anche quando ha trovato meno spazio. Tra l'altro, come è giusto che sia. Sì, e credo che questo abbia anche pagato.
E allora, ci andiamo a vedere adesso l'intervista ad Antonio Magri, intervista Fiume, con innanzitutto ringrazio Michele Marchidelli per il montaggio, Gianfranco Melillo e Sebastiano Bufalo per la regia di questa sera, e poi devo fare un ringraziamento a Francesco che ci ha permesso, insomma, mi ha dato una grande mano lì oggi, questa mattina, durante l'intervista. E allora andiamoci a vedere le parole e a sentire le parole del presidente Magri. Allora, siamo nel quartier generale della Virtus Francavilla con il presidente Antonio Magri. Un punto sul campionato, sulla stretta attualità, un campionato importante e una Virtus che vi sta rendendo orgogliosi. Ma sicuramente sì, stiamo facendo un percorso che è al di sopra delle aspettative iniziali, anche se comunque la squadra evidentemente era stata costruita bene. Abbiamo visto che durante il mercato di riparazione non abbiamo fatto movimenti in entrata, e stiamo facendo un grande percorso, e lo testimonia anche il risultato di domenica scorsa a Monopoli, dove abbiamo visto una squadra solida, una squadra granitica che ha concesso pochissimo, e quindi sicuramente se riusciamo a dare continuità, risultati anche in trasferta, possiamo veramente fare qualcosa di straordinario quest'anno. Ma la scorsa estate ve lo aspettavate di ritrovarvi a lottare per il secondo posto? Era un auspicio, ma alla fine la Virtus è lì a giocarsela per il secondo posto. Ah, come ho detto, non era, diciamo, nelle aspettative iniziali. Volevamo sicuramente costruire una squadra più solida rispetto a quella dello scorso anno, che un po' ci ha dato qualche preoccupazione sulla parte finale del campionato. Eravamo partiti per costruire una difesa solida, e credo che sia una delle più solide del nostro girone, e una squadra che comunque fa benissimo la fase difensiva, e quindi, ecco, di questo sono molto contento, perché gli obiettivi erano quelli di cercare di non soffrire come è stato lo scorso anno, di subire di meno e soprattutto di fare del nostro stadio un vero e proprio fortino. Questi due obiettivi sono stati raggiunti almeno finora, adesso dobbiamo, ripeto, dare più continuità anche in trasferta. E si è chiuso ieri il mercato di riparazione, che per la Virtus non ha portato rinforzi, perché non c'era effettivamente niente da riparare, no? È stato, credo, la prima volta nel mercato di gennaio che la Virtus non fa operazioni in entrata, e questo dà anche bontà, no, di quello che è stato fatto in estate. Ma io sono del parere che quando le cose vanno bene, quando c'è una macchina quasi perfetta, perché poi tutto è sempre migliorabile, meno cose si fanno per toccare gli equilibri e meglio è. Abbiamo trattenuto tutti i giocatori importanti, molti di loro avevano richieste che sono state respinte da noi, ma anche dagli stessi giocatori, e questo è un dato veramente importante, perché vuol dire che tutti volevano rimanere a Francavilla perché credono in questo progetto. E quindi abbiamo tenuto sostanzialmente tutti i big, i giovani importanti che stanno facendo bene, e abbiamo solo mandato a giocare qualche elemento che avrebbe avuto poco spazio. Abbiamo acquistato comunque un giocatore importante come Patierno, che è chiaramente il nostro acquisto più importante di gennaio, quindi, ripeto, c'è un equilibrio che non volevamo toccare, quindi aggiungere giusto per, insomma, era inutile. Questo è propriamente detto un mercato di riparazione, noi avevamo ben poco da riparare. Tra l'altro è stata una scelta condivisa con l'allenatore, ma anche con il vicepresidente Donatiello, con cui decidete, no, un po' tutto insieme, e anche questo è il segreto della Virtus Francavilla. Ne parlavamo anche a telefono, Donatiello Magri, coppiata vincente. Ma sicuramente il vicepresidente è una persona che dà molto equilibrio a tutto l'ambiente, una persona di calcio che conosce bene non solo il calcio ma tutto l'ambiente francavillese, apprezzato da tutti, e quindi sicuramente i suoi consigli sono sempre importanti per tutti noi. Abbiamo trovato veramente anche qui un bel equilibrio tra me, il direttore generale Antonazzo, e il vicepresidente Donatiello, però devo dire, ecco, che in questa squadra dobbiamo anche includere mister Taurino, che sta facendo benissimo ed è un allenatore anche molto aperto verso le indicazioni della società. Teniamo presente che noi, come hai detto tu, ci stiamo giocando in questo momento il secondo posto,
ma siamo ancora tra i primi nella graduatoria del minutaggio tra tutte le 60 squadre. Anche domenica abbiamo chiuso con ben 5 under in campo, quindi questa è una scelta precisa della società condivisa dall'allenatore, e anche questo risultato, insomma, va rimarcato. Ecco, infatti la prossima domanda era sul minutaggio, ma poi soprattutto su tanti pugliesi che ha la Virtus Francavilla. Questo è un dato che, insomma, avvalora, no, la Virtus Francavilla sul territorio. Sì, anche quello è una scelta ben precisa. Ecco, quando cerchiamo un calciatore, se è un calciatore del nostro territorio, sicuramente ha una chance in più per venire a giocare alla Virtus e a far parte della nostra squadra, perché per noi la territorialità è anche molto importante. Però ecco, devo dire che anche chi non è del territorio si trova bene a Francavilla, e questo mi piace molto, perché si è veramente creato un gruppo di ragazzi che stanno bene e si divertono a giocare. C'è veramente da dire poco. Anche prima della partita del Monopoli o prima di Catanzaro, ecco, non abbiamo parlato, ormai loro sanno quello che devono fare, e questo spirito mi piace molto ed è uno spirito che non ho mai trovato neanche negli altri anni. Ecco, allora, quella storica domanda d'inizio stagione, se questa è la Virtus più forte, sei arrivato a una risposta. E poi domani c'è la Vibonese, che è un'altra partita tosta, che può dire anche tanto da un punto di vista della maturità della squadra, no? Anche se, come ha detto Taurino, è già una squadra matura questa. Sì, intanto la domanda se è la squadra più forte non rispondo ancora una volta, perché per scaramanzia ci è andata bene finora, e quindi risponderò solo a fine campionato, ma sarà poi il campo a dirlo, come sempre. Per quanto riguarda la partita di domani, è una partita, ecco, che io temo un po' di più, sia quella di domani che quella di domenica, perché nelle partite, quando si affrontano le big come il Monopoli, il Catanzaro, gli stimoli, le motivazioni vengono da sole, quindi c'è veramente poco da fare. In queste partite qui, ecco, quando giochiamo con squadre che sono al fondo della classifica, ecco, ho un po' più di paura, quindi mi auguro che i ragazzi sapranno dimostrare la maturità e capiranno che sono proprio queste le partite in cui bisogna fare punti, in cui bisogna alzare l'asticella, e sono due partite fondamentali, perché se riusciamo, ecco, ad ottenere dei risultati positivi, possiamo continuare il nostro percorso di crescita. In un'intervista sua recente disse che Taurino è il miglior allenatore per questa Virtus Francavilla, poi gliel'ho chiesto a Passione Biancazzurra perché fosse l'allenatore ideale, però non mi ha saputo rispondere. Ma è l'allenatore ideale perché è un allenatore che intanto viene dal nostro ambiente, conosce benissimo l'ambiente Virtus Francavilla, perché ci ha giocato, è stato il capitano, ha vinto 2 campionati e 2 Coppa Italia, quindi è stato vice di Antonio Calabro nell'anno in cui ci siamo approcciati alla Lega Pro. È un allenatore che ha sposato pienamente il concetto della società, ecco, un allenatore che è veramente sempre concentrato sul campo, quindi la società fa la società e l'allenatore fa l'allenatore, perché molto spesso purtroppo ci sono delle ingerenze sia da una parte che dall'altra che fanno poi male all'equilibrio di una squadra, e quindi, ecco, da questo punto di vista confermo quello che ho detto. È un allenatore che, ripeto, pensa al campo, sa lavorare bene, è apprezzato ed è amato da tutti, e oggi, ecco, con una rosa anche come la nostra, completa in tutti i reparti e con abbondanza anche di elementi importanti, ecco, gestire gli equilibri non è facile, nella gestione non sono bravi, quindi, ecco, devo dire che finora è stato molto bravo in questo, i ragazzi sono tutti contenti e si sentono tutti importanti, tutti protagonisti. Presente, poi avete recuperato Mastro Pietro, ieri ha rinnovato il contratto, ci sono altri rinnovi in vista su quei calciatori su cui puntate anche per il futuro? Ma sì, si sta discutendo anche dei rinnovi. Io credo, ecco, che a mercato chiuso si riesca anche a parlare meglio. È il gioco delle parti, poi è normale, ci sono delle aspettative da parte dei calciatori, ci sono delle esigenze da parte della società. Abbiamo raggiunto l'accordo con Mastro Pietro e sono molto contento, perché è un ragazzo che ormai sta da diversi anni qui da noi e penso che questo sia anche per lui l'anno della maturità. Parleremo anche con altri calciatori che sono in scadenza, abbiamo già parlato, ecco, porteremo avanti queste trattative. È chiaro che voglio dire, si può decidere di rinnovare, si può decidere di andare a scadenza e poi magari di fare il punto a fine anno. Ecco, noi intanto sono giocatori che, ecco, stanno bene qui
e anche se a scadenza hanno voluto continuare a sposare il nostro progetto, rifiutando offerte di altre società, e quindi questo ci fa molto piacere. Ecco, poi è normale che si devono sempre incontrare le parti, ma in ogni caso è importante essere concentrati sul campo. Per chiudere, sui social, sui gruppi WhatsApp circola una lettera B, legata ovviamente alla Serie B. È un sogno da raggiungere? Ah, sicuramente è un sogno che mi auguro prima o poi la città di Francavilla possa raggiungere. È chiaro che sappiamo che è un campionato difficile, dove ci sono delle squadre molto attrezzate, e quindi già quello che stiamo facendo è molto importante, e quindi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Poi è normale, i sogni sono fatti per essere realizzati, non so quando si potrà realizzare, mi auguro di esserne l'artefice prima o poi. Stefano, io direi che possiamo partire dalla fine di questa. Partiamo dalla fine, dai. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è questo, non so se perché sei stato bravo tu a fare l'intervista, se perché ormai eravate alla fine, l'hai fatto sciogliere, l'hai cotto a puntino e quindi si è lasciato un pochino andare, però finalmente questa cravatta tolta, questo essersi un po' sbottonati sul tema Serie B ci fa piacere, credo che faccia piacere anche a te, faccia piacere a tutti i tifosi della Virtus, perché comunque è un sogno, per carità, perché è un sogno, è qualcosa veramente di enorme, che non tutte le squadre, anche le più importanti a livello storico, riescono a raggiungere facilmente. Insomma, Bari ne è un esempio, parliamo prettamente di storia, di storia calcistica della squadra. Il Bari, quando è stato in Lecce per tanti anni, e tante altre squadre che sono il Palermo, il Catania, che adesso, insomma, non è facile. Però la Virtus, secondo me, sta mettendo quei mattoncini ogni anno, sta mettendo i mattoncini uno sopra l'altro e sta costruendo un qualcosa di importante. È partito dalle fondamenta, questo dover fare quelle piccole cose sempre di qualità, aggiungendo quel qualcosa in più. Io sono convinto che se non è quest'anno, non sarà magari l'anno prossimo, ma sarà magari quello dopo ancora, perché la Virtus è una squadra, è una società che sa programmare, e che secondo me poi ci puoi arrivare quando lavori in questo modo. No, tutto giusto ciò che hai detto. Se c'è una società però che più di tutte può crederci, credo sia proprio la Virtus, come dicevi tu, perché ha programmazione, ha lungimiranza di un presidente che è ambizioso, sa regolare i conti, perché la Virtus Francavilla credo sia una, forse l'unica società che non ha debiti in Serie C, o comunque ce ne saranno molto poche. C'è lo stadio, Stefano, perché l'anno prossimo avremo uno stadio dove noi saremo dall'altra parte. Col sole in faccia? No, vabbè, perché no. Sono a coperto. No, sono tutte cose che fanno pensare. No, scherzo, il fatto che quest'anno... Ma non è un caso, infatti, adesso ho fatto così la battuta, però non è un caso, cioè lo stadio che ha questo, anche lui, questo progetto di non dover fare tutto subito lo stadio, ma farlo pian piano, a piccoli step. Anche quello è proprio la sintesi di quello che poi è anche il comportamento sul campo, sul calciomercato. Cioè, la Virtus piano piano ha sempre costruito, adesso lo sta facendo anche con lo stadio, e secondo me ci arriverà, col tempo ci arriverà. Ecco, e ti posso dire qual è l'altra cosa che mi viene in mente, è che ciò che secondo me vuol far capire Magri è anche, no, non so se poi questa cosa è vera, nel senso se Magri è d'accordo con quello che dico, ma secondo me il fatto che non deve essere un'ossessione andare in Serie B, no? È un sogno, lui dice è un sogno, spera di arrivarci prima o poi, secondo me ci arriverà, però non deve essere un'ossessione. No, non deve anche essere. Perché abbiamo visto, per il Bari è stata un'ossessione per gli ultimi due anni. Ma non deve essere un'ossessione, è normale che quando poi è un'ossessione diventa un problema. Ecco, la Virtus ha un grande vantaggio, che è quello di non avere delle pretese, e quindi vai lì, non hai tra virgolette nulla da perdere, e quindi tutto ciò che ti viene di più è tutto di guadagnato. È normale che poi non puoi fare il paragone con un Bari che no, è quello l'obiettivo, è quello l'obiettivo. Però anche questo serve nel calcio, no? Ricordiamo il Cosenza, quando salì il Cosenza, che fece quel percorso, nessuno se l'aspettava, poi ha fatto un gran campionato, ci è arrivato con i playoff, però insomma
e pian piano si costruisce un grande futuro. Allora, ovviamente ha parlato anche di mercato, magari ha detto cose giustissime, che non serviva intervenire perché questa rosa è già forte così. Si è provato a prendere un under a destra, ma non era cosa perché il giocatore scelto da Antonazzo verrà la prossima estate. Io direi tutto giusto quello che ha detto Magri, c'è poco da commentare. A questo punto, Stefano, se tu sei d'accordo, ma anche se non lo sei, ci andiamo a vedere gli highlights di Turris Vibonese. Ci andiamo a vedere la Vibonese che ha perso 2-0 ovviamente a Torre del Greco, e ci andiamo a vedere un po' le immagini. Quindi Vibonese battuta 2-0, non avevamo il telecronista, Stefano Di Bella era impegnato a Monopoli per fare Monopoli Francavilla. No, al di là di tutto, oggi Taurino ha detto una cosa importante, che la Vibonese le partite che ha perso le ha perse sempre di un gol. Infatti nelle ultime 8 è ultima in classifica Vibonese, ma è la miglior difesa delle ultime 8. Sì, dato relativo, perché comunque stai parlando delle ultime, diciamo, delle ultime 8, appunto. Sì, però ti fa rendere l'idea che sono sempre state partite combattute, no? Sì, quello sicuramente sono state partite combattute, ma è una squadra rognosa come tante squadre rognose in Serie C. Io credo che anche l'ultima squadra in classifica sia una squadra che possa metterti tranquillamente in difficoltà, anche perché queste sono poi delle partite sempre molto strane, dove poi la squadra avversaria tende a chiudersi molto dietro, ad aspettarti, magari cercare di colpirti in contropiede. Quindi credo che da questo punto di vista possa essere molto insidiosa come partita, e tra l'altro anche il presidente Magri lo ha sottolineato, no? Ha detto: temo questo tipo di partita effettivamente, perché non ci sono le motivazioni che vengono da sé, come quando affronti Bari, Cananzaro o altre compagini, quindi bisogna mantenere alta l'asticella della concentrazione. Sì, ma ci è arrivato un messaggio da Daniele che ci scrive. No, ci arriva un messaggio da Daniele, so, che ci scrive: quando va l'intervista a Magri? Ma da adesso. Ti sei visto tutta la puntata e ti sei perso i 10 minuti di intervista. Vabbè, dai, allora,
non lo so. No, ci sarà poi, lo vedrete sul canale di Antenna Sud, ma poi diffonderemo anche l'intervista completa nella giornata di domani. Adesso ci andiamo a sentire le parole di Taurino per completare il quadro sulla Vibonese in conferenza stampa, poi rientriamo, chiediamo un pronostico a Stefano e ci salutiamo. Non lo so loro strategicamente che tipo di gara vogliono fare. Hanno alternato, hanno fatto partite un po' più d'attesa, qualche partita in cui hanno cercato magari una leggera aggressione in più, non lo so. In questo momento non abbiamo neanche certezza sul modulo, no? Visto che con i nuovi innesti potrebbero anche fare qualcosa di diverso, quindi noi dobbiamo essere pronti a tutto. Questa è la verità, dobbiamo essere pronti a tutto sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto tattico, dobbiamo avere la capacità, una grande capacità di adattamento come sempre alle situazioni, leggerle il prima possibile, trovare le contromisure e poi allo stesso tempo continuare a proporre quello che ci ha portato a questa bella classifica. Quindi non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo solo adattarci ad alcune situazioni che fanno parte di ogni partita, no? Qualche piccola variazione, ma per il resto dobbiamo continuare a mettere in campo quello che stiamo mettendo dall'inizio della stagione. Il segreto è cercare di mettere in campo sempre la formazione migliore, che naturalmente passa anche da un aspetto fisico, non solo da un aspetto tecnico-tattico, perché quando si gioca così ravvicinato anche l'aspetto fisico è una nota importante, no? E ti indica alcune scelte. Quindi il segreto non sta, secondo me, la squadra che ne uscirà meglio da questo tour de force non sarà il segreto tanto in questo periodo. Cioè, il segreto non è racchiuso in questo mese che viviamo, il segreto è racchiuso nei 6 mesi precedenti, perché solo chi ha lavorato, che ha avuto la possibilità o meglio la fortuna di avere un gruppo tutto omogeneo nel lavoro, un gruppo che ha lavorato sempre con grande intensità e con grande voglia, può tranquillamente fare dei cambi e avere lo stesso tipo di prestazioni. Quindi siccome secondo me questa squadra, come vi ho detto, ha sempre lavorato bene, sono convinto che noi anche nelle rotazioni troveremo ci possono dare tanto, come è stato fino adesso, e siccome, come vi ho detto già la settimana scorsa, noi siamo molto, possiamo sbagliare, però abbiamo scelto una strada. Come avevamo detto, che è quella di puntare forte su questo gruppo. La conferma è venuta dal fatto che forse siamo l'unica squadra che non ha fatto praticamente neanche un'operazione. Penso che in tutto il panorama di Serie C non so quante ce ne sono, non so gli altri gironi, ma sicuramente poche, perché crediamo fortemente nel lavoro di questi ragazzi e perché crediamo anche in quei ragazzi che hanno avuto poco spazio, ma perché li vediamo in allenamento. Cioè, non è che io regalo qualcosa a qualcuno, non regalo niente a nessuno. Però noi siamo convinti che anche chi ha giocato poco, perché magari davanti in questo momento ha qualcuno che sta facendo talmente bene, perché comunque sia, magari ci sono delle gerarchie, no? A volte, anche se poi non sono mai, le gerarchie non sono mai fisse, no? Variano costantemente, perché nel calcio è così, ognuno deve dimostrare giorno per giorno. Siamo convinti però che chi ha giocato poco non l'ha fatto per demerito suo, quanto forse per merito del compagno che ha preso il suo posto. E la fiducia li abbiamo dimostrata proprio nelle scelte. Cioè, anziché mandare via uno che ha giocato poco, noi siamo convinti che quel ragazzo ci darà una grossa mano quando sarà chiamato in causa. Quindi siamo stati coerenti con quello che abbiamo detto. Sono convinto che questo gruppo tutto può fare bene. Sono convinto che qualunque siano le mie scelte, la fortuna poi degli allenatori la fanno i giocatori, perché tu puoi fare una scelta diversa da quello che magari qualcuno può pensare, ma se il giocatore dà tutto e fa bene come noi siamo convinti che i nostri possano fare, alla fine l'allenatore ha sempre ragione, ma il merito è quasi sempre dei calciatori. Un raro esemplare di Taurino che sorride in conferenza stampa. Pre-partita, no. Poi, esatto, pre-partita, non post. Allora, adesso abbiamo gli ultimi 2 minuti di trasmissione e facciamo un concorso. Ma questi sono i più belli, più craccanti, più interessanti della trasmissione. Beh, sì. Allora, i pronostici che mai prendiamo. No, non voglio il pronostico, voglio la formazione del Francavilla scende in campo domani. Vediamo il risultato, come si suol dire,
alla buona lo puoi anche prendere. Dai, vediamo, no, vabbè, chi ci prende. Secondo me qualcosina la va a cambiare. Io la segno, la segno e vediamo. Ma tanto rimane registrato, non c'è bisogno di segnarlo. Ah, giusto, dai. Ok. Allora, secondo me, vabbè, 3-5-2, perché non ci si sbilancia tanto con la Vibonese, magari con... Allora facciamo ruolo per ruolo. No, ma io mi immagino Taurino che ci sta guardando e che manderà una formazione diversa dalla mia e dalla tua soltanto per farci rispetto. Sicuro. Però, ma da 3-5-2, perché secondo me non c'è la necessità di sbilanciarsi a 3 in avanti subito dal primo minuto con la Vibonese. Non è presunzione, secondo me però andrebbe bene un 3-5-2. Sì, dai, i nomi. I nomi. Nobile tra i pali e fin lì. E ci siamo. E ci siamo. Domani gioca Milli. Belvino... Miceli Caporale. Io magari... dico Idda Miceli Caporale. Tu non riposo a Idda. Ci può anche stare. No, tu non riposo a Idda. Per dare spazio a Del Vino, che comunque quando ha giocato ha fatto bene. E poi secondo me Pierno potrebbe andare in panchina, magari per Carella, che anche lui spazio lo meriterebbe, anche perché lui ha sempre detto che Carella può fare, sì, il quinto. Sì, ma non ci devi giustificare, noi vogliamo la formazione. Quindi Carella in grosso. Ok. Sto azzardando perché è il mercoledì. Sì, fai solo il reparto, sì, io poi ti dico il mio, sì, quando recuperiamo la registrazione è compressato. Carella in grosso, poi immagino un prezioso toscano Mastro Pietro. Ecco, così si parte con il 3-5-2 che poi può diventare il 3-4-1-2. Bravo. Secondo me invece giocano Pierno in grosso a destra e sinistra, okay. Poi c'è Toscano e Prezioso con Mastro Pietro e Maiorino dietro a Perez. Ah, quindi tu dici un 3-4-2-1? 3-4-2-1, sì. Ah, secondo me Mastro Pietro parte insieme ai 5. Vabbè, che poi il modulo di partenza è una grande bugia, perché poi si mettono come vogliono in campo. In attacco? Tenendo in considerazione il mio 3-5-2, poi in attacco... Dovremmo chiudere a breve. In attacco dico un Maiorino-Patierno. Maiorino-Patierno, vediamo domani. O forse un Perez-Patierno. Domani, quando sarai a Vibo, ci sentiamo nel prepartita, vediamo chi domani ci ha preso. Mette pure la primavera per darci conto. Questo gioco lo facciamo ogni martedì. Stefano, grazie anche questa sera per essere stato con me. Grazie a te, Denis. L'appuntamento con Passione Biancazzurra torna martedì prossimo alle ore 22:15, sempre in rigorosa diretta. Buonanotte.